Salve amiche ed amici, qui il vostro Santin Chan in un nuovo tutorial di igiene domestica. L'altra volta ho caricato un video facendovi vedere come con pochi elementi si potesse sbiancare il sanitario, il cesso di casa. Questa volta invece facciamo lo stesso, rimuovendo il calcare e sbiancandolo e tutto, però con un dispositivo elettronico. Si tratta, come potete vedere, della nuova Mop X10, che ha in pratica 10 accessori, ma è come le altre, la X5, la X6. Quello che ha di differente è che ha 10 beccucci. Adesso passiamo a caricare il serbatoio, che io non lo carico molto perché è una dimostrazione. Si può anche smontare il serbatoio, e passo a innescare l'apparato. Qui, come potete vedere, gli ho messo il beccuccio perché spruzzi il vapore con tanta pressione. Come potete vedere, si è accesa una luce, lampeggia, è rossa, e adesso ci informa che l'apparato può funzionare. Infatti inizia a spruzzare vapore. Adesso all'opera. Come potete vedere, è un getto molto potente che scioglie il grasso e si può anche regolare l'intensità. Io adesso ho diminuito l'intensità, tarda circa un minuto a diminuire o aumentare l'intensità. Poi anche le zone che si sporcano, non so come, qua si possono pulire, che ci si condensa l'orina, poi puzza. Distrugge tutti i batteri, i virus e i germi. Non avvicino troppo il cellulare perché sennò lo cucino a vapore. Però, come potete apprezzare, scioglie tutta la grassa, tutto lo sporco. Bisogna passare e ripassare, come a scuola studiando. Possiamo pulire il bidet nello stesso modo.
sterilizza tutto. Adesso mi sta avvisando che già si sta esaurendo. E il lavabo. Ecco, già è finita. Già è finito. L'inconveniente di questa macchina è che ti vaporizza 150 centilitri di acqua e non so, in 5 o 10 minuti, dipendendo dalla potenza del getto. Poi, come potrete osservare, ti lascia il pavimento umido, quindi è come avergli passato uno straccio. Disinfetta a 100 gradi, però bagna. Non è vero che è secco. Bene, amiche ed amici, questo è stato un altro tutorial di igiene domestica del vostro Sant'Enchan. Spero che così sappiate meglio utilizzare questa macchina, la Mop Iz 10, che io credevo che era della Polti, invece no, è una marca americana. Quindi vi lascio. Forse con questa macchina riuscite a sbiancare meglio il cesso che con l'orina e l'ammoniaco o cloro. E vi rinvio a un altro tutorial che farò prossimamente. Arrivederci e grazie di seguirmi. Ciao ancora una volta dal vostro Sant'Enchan e mi raccomando, se vi piace il video, votate mi piace, mettetelo nella lista dei vostri favoriti, iscrivetevi al canale e passatelo ai vostri amici, parenti, familiari e conoscenti. Se per caso vorreste anche ai vostri nemici, tanto magari non sarebbero i miei nemici anche. E poi diffondetelo nelle piattaforme sociali come Facebook, Google Plus. Fate pubblicità e fate clic nei banner pubblicitari perché sono disoccupato e ancora YouTube non mi ha dato un centesimo. Arrivederci e grazie. Ciao. Prima vi ho fatto vedere come si toglieva il tappo. Adesso vi faccio vedere come si toglie il serbatoio. Con una mano non è tanto facile. Ecco qua. Voi potete caricarlo togliendolo fino a 350 millilitri carica. 350 millilitri. Una lattina di Coca-Cola. Oppure lo potete caricare lasciandolo così, tanto in orizzontale come in verticale. Qua c'è il becco, si mette questo per cambiare di becco. Dicono che con il vapore si può sterilizzare con più sicurezza e rapidità. Allora vi ho fatto vedere come funziona in un sanitario, in un cesso, la Mop Iz 10, che si chiama Iz 10 perché c'ha 10 accessori, come si vede nella scatola, che c'ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
accessori differenti. Comunque, secondo me non sostituisce in tutto il vecchio straccio, strofinaccio, acqua e detergenti. Un prodotto di igiene domestica alternativa, non pulirà il tutto al 100%. Magari al 90% sì. Vi ringrazio di avermi seguito. Arrivederci e grazie a tutti. Questa è stata un'altra breve parentesi dal vostro Saint-Jean.